Ma come c'è un punto fermo, è quello che riguarda il lavoro. Purtroppo si registra a Monfalcone una disoccupazione spaventosa. I nostri giovani sono costretti ad andare altrove per trovare lavoro. Al di là di questo poi c'è la fascia dei cinquantenni che restano senza lavoro e nessuno ne vuole assumere. E poi il lavoro non è vero che non c'è del tutto, c'è che viene occupato da altre persone, provenienti da altre destinazioni. Senti, hai qualche storia proprio da raccontarci, che ti hanno raccontato? Ma guardi, si lamentano che intanto gli immigrati scavalcano i nostri giovani, vengono scavalcati sia nel lavoro sia nell'assegnazione delle case. E da questo punto di vista che cosa si può pensare di fare? Perché purtroppo molto spesso c'è il problema che il comune comunque ha le mani legate da leggi regionali o nazionali. Ma c'è poco da pensare, poco da fare, c'è solo un'emergenza, prima gli italiani. Prima gli italiani, e noi non ci stanchiamo mai di dirlo, e se avanza qualcosa per gli altri.